E benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare assieme di Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Siccome siamo nella stagione del ciclocross, loro due si contendono praticamente tutte le gare e forse molti di voi non conoscono la storia di questi due grandi corridori, anche se sono molto giovani, perché Wout van Aert è classe 94 e Mathieu van der Poel classe 95. Prima di andare a approfondirli tutti e due, ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina che trovi qui sotto. È gratuito, non ti costa niente, quindi ti costa giusto un secondo per cliccare. E iniziamo subito parlando del belga Wout van Aert. Come ho detto prima, è classe 1994. Fino ad ora lo conosciamo perché ha vinto 3 mondiali nel ciclocross, ovvero anno 2016 ha vinto a Zolder, anno 2017 vincitore a Biels, anno 2018 vincitore a Valkenburg. Andando più indietro però, possiamo vedere che Wout già da giovane ben figurava nella specialità del ciclocross. Difatti nel 2012, nel mondiale a Kokshede, arrivò secondo, quindi medaglia d'argento, dietro a Van der Poel, che fece il suo primo anno da juniores e vinse già la sua prima maglia di campione del mondo. Wout nel 2013 passò Under 23 e anche lì iniziò già da subito a ben figurare. Difatti a Louisville nel 2013 fu già medaglia di bronzo, per poi l'anno dopo nel 2014 vincere sia l'europeo sia il mondiale a Hoogeveen. L'anno dopo Wout fece il suo primo mondiale da elite nel 2015, difatti a Tabor raccolse la sua prima medaglia d'argento tra i grandi, per poi 2016, 2017 e 2018 vincere il mondiale tra gli elite. Il 2016 lo vinse a Zolder. Quell'anno, grande battaglia con Van der Poel, fece la meglio Van Aert quando nella curva sinistra classica di Zolder si presero dentro i due. Wout uscì indenne. Van der Poel invece ebbe dei problemi alla bici che non gli permisero poi di giocarsi la vittoria, perché era stato nell'ultimo giro. Difatti tutti i giri prima si sono studiati, per poi arrivare all'ultimo giro successe questo fatto e ebbe la meglio Wout van Aert. L'anno dopo, l'anno 2017, fu l'anno dove fece la meglio sempre Wout van Aert, anche qui con una chicca. Difatti, quell'anno si corse su un circuito mezzo ghiacciato. Wout mise dei tubolari apposta per il ghiaccio e per la neve, dei tubolari che in commercio non si trovavano più da molti anni. Van der Poel, avendo dei tubolari classici che si utilizzavano al tempo, che si utilizzano anche tuttora, questo lo penalizzò moltissimo. Difatti quell'anno andò a vincere Wout van Aert e quel mondiale si ricorda proprio per quei tubolari vecchi che sono stati rispolverati dalla cantina della Willems, che era la squadra di Wout van Aert, per poi nel 2018 andando a vincere senza problemi a Valkenburg. Allora, nel 2016 e nel 2018 Wout fu medaglia di bronzo anche nei campionati europei. Ricordo che su strada è da pochi anni che si è tornato a fare il campionato europeo. Invece nel ciclocross, anche negli anni prima, si faceva il campionato europeo. Wout nel 2018 col Belgio ha partecipato al campionato europeo su strada e ha colto un buon terzo posto dietro a Matteo Trentin e Van der Poel. Nell'anno 2019 c'è il cambiamento più grande per Wout. Difatti dalla Veranda Willems, che dovette chiudere, passò al team Jumbo-Visma, che è un team principalmente stradale che penso tutti conoscano, che è stato famoso quest'anno al Tour perché hanno praticamente dominato tutte le tappe, poi andando a perdere con Primoz Roglic, prima di approdare nella sua vera stagione su strada. Inizia già ovviamente a vincere, perché lo conosciamo, fa il Tour de France, vince una tappa davanti a Delia Viviani, nella cronometro che era uno dei più favoriti, cadde in questa curva destra, quella che all'inizio sembrava una banale caduta, si trasformò per Wout in un brutto periodo, perché si pensava addirittura che non poteva più tornare in sella alla sua bici. A gennaio del 2020 Wout ritorna alle corse nel ciclocross e riesce anche a cogliere una buona vittoria. Pensando che appena fatto questo incidente non si pensava neanche se
poteva tornare a correre, è riuscito a cogliere un buon primo posto in una gara di ciclocross. Wood difatti ha proprio detto che ci teneva a partire con il ciclocross perché è una disciplina che gli ha dato tanto a lui e lui vuole dar tanto anche a lei. Difatti questo inizio anno, nella vecchia stagione ciclocross, ci teneva proprio a fare tutte le gare di ciclocross per poi ripartire. Dopo queste gare c'è stato il lockdown. Dopo il lockdown però Wood è ripartito su strada ed è ripartito alla grande, andando a vincere subito le Strade Bianche e andando a vincere poi la settimana dopo la Milano Sanremo. La settimana dopo è andato a vincere subito la prima tappa della Parigi-Nizza e poi questa gamba stratosferica che aveva l'ha continuata ad avere e l'ha portata al Tour de France, dove gli ha consentito di vincere due tappe e dove è stato un uomo fedele per Primoz Roglic. Difatti, ce lo ricordiamo penso tutti, Wout ha tirato nei momenti salienti della gara. L'abbiamo visto in salita spezzare il gruppo e rimanere assieme ai 20 dei più forti scalatori in ambito mondiale. L'abbiamo visto vincere le volate e si è proprio definito un corridore completo che va forte ovunque. Infatti la cosa che la Jumbo-Visma l'ha utilizzato come gregario di lusso, penso che quasi nessuno l'ha condivisa. Io in primis, perché un corridore così forte avrebbe potuto portare a casa molte più tappe e chissà mai, magari più avanti lo potremo vedere vincere anche un Grand Tour, perché la gamba per andare in salita abbiamo visto che ce l'ha. Forse c'ha un peso un po' troppo elevato per andare a vincere un grande Tour, ma se un grande giro un po' più semplice rispetto a quelli che abbiamo visto adesso, con delle salite molto dure, un ciclista del suo peso, magari con qualche chilo in meno rispetto adesso, può tranquillamente vincerlo, perché uno come lui va forte a cronometro. Difatti poi dopo il Tour de France è stato secondo, medaglia d'argento a Imola nella cronometra, solo Filippo Ganna è riuscito a batterlo e è stato anche secondo nel mondiale in linea, dove solo Alaphilippe è riuscito a batterlo in solitaria. Wout è andato a vincere la volata del gruppo. Dopo il mondiale però la sua stagione non si è fermata, perché quest'anno dopo il mondiale c'erano comunque tante belle corse, non come tutti gli anni che dopo il mondiale troviamo solo in Lombardia. Difatti è stato anche secondo dietro a Mathieu van der Poel in quella lunghissima volata del Fiandre, dove loro due si sono trovati da soli assieme ad Alaphilippe, però lo sappiamo bene come è andata a finire, che Alaphilippe si è schiantato addosso ad una moto quel giorno. Non potremo mai sapere come sarebbe andata a finire se si trovavano loro tre negli ultimi chilometri, ma comunque quello che abbiamo visto noi è stata la grande volata lanciata da Van der Poel ai 250 metri per poi affiancarsi con Van Aert, e Van Aert è andato a chiudere col secondo posto dietro un strabiliante Van der Poel. Dopo questo piccolo momento di riposo per lui, per poi andare a correre il ciclocross, dove è già riuscito a ottenere una vittoria nel Super Prestige e una vittoria in Coppa del Mondo proprio davanti a Van der Poel, andando a stravincere. E ora andiamo a parlare di Mathieu van der Poel, il divino, classe 1995, ed è un corridore olandese. Fin da giovane Van der Poel è andato forte, difatti 2012-2013 sono state le sue stagioni da juniores. La prima nel 2012 ha vinto tutto e ha vinto il mondiale proprio davanti a Wout van Aert, un giovane Van Aert. 2013 uguale, si è replicato, ha vinto tutte le gare che si potevano vincere e ha rivinto il mondiale. Però in quel 2013 ha vinto anche il mondiale su strada a Firenze. Quindi Van der Poel non è l'ultimo arrivato anche su strada. Comunque ci ha già corso anche nelle categorie giovanili. Dopo questo è passato nella categoria Under 23. Nel mentre ha sempre corso con la solita squadra, la Corendon Circus, che attualmente ha cambiato nome in Alpes Infenix, la sua squadra attuale. Van der Poel ha fatto solo una stagione da Under 23. Difatti nel 2014, nella sua prima stagione, ha raccolto comunque un buon risultato, non ai suoi livelli, forse perché è arrivato terzo al mondiale di Hoogeveen nel 2014. Per poi andare già nel 2015 nella categoria Elite, dove ha già vinto il suo primo mondiale. Difatti, bensì all'età di 19 anni, Van der Poel aveva già vinto il suo primo mondiale da professionista.
nel 2015 a Tabor. Ovviamente Van der Poel non si è fermato perché sappiamo ben tutti quante discipline fa, perché lo vediamo nella strada andare forte, nella mountain bike andare forte, dopo andiamo un attimo a specificare cosa ha fatto anche là e nel ciclocross a dominare. Nel 2016, che è stato l'anno dopo, ha vinto praticamente tutte le gare di Coppa del Mondo, ha vinto Super Prestige, nel mondiale è partito come grande favorito a Zolder, ma accadde l'episodio che vi ho detto prima, quando nell'ultimo giro, nella tipica curva sinistra di Zolder, si è preso dentro assieme a Wout van Aert. In quel momento ha avuto dei problemi alla bici, non è riuscito a ripartire velocemente e nel mentre Wout era già andato. Nell'anno dopo, a Biels, è successo l'accaduto dei tubolari verdi di Van Aert. Van der Poel, gamba strepitosa, ma chiude solo con un secondo posto. Quel giorno fece dei numeri pazzeschi sulla neve misto fango. L'anno dopo è stato il 2018, dove anche là vinse tutto in Coppa del Mondo e Super Prestige, ma nel mondiale anche là un attimo sottotono. Difatti, vittorioso Wout van Aert e un terzo posto per Mathieu van der Poel, ma il 2018 per lui è stata una stagione da ricordare, perché è stata la sua prima stagione su strada, dove fece qualche garetta, non ne fece tantissime come fa adesso, non ha mai fatto una classica, ma è andato a vincere il campionato nazionale. Ovviamente anche il campionato nazionale di ciclocross l'ha praticamente vinto tutti gli anni e quell'anno vinse anche il campionato nazionale di mountain bike. Difatti in tutte e tre le discipline lui portò la maglia di campione nazionale. Per poi nel 2019 a Boghense dominare la stagione di ciclocross, vincere il mondiale e è stata la sua prima stagione su strada, dove inizio stagione è andato a fare le prime classiche. Difatti, prima classica monumento è stata la Amstel Gold Race in casa sua. È stata una gara che ha vinto anche il padre, perché ricordiamo che è figlio di Adrie Van Der Poel e nipote di Raymond Poulidor. Gara che sembrava ormai già vinta da Alaphilippe e Fuchs, anche se la stavano giocando, ma il tatticismo che avevano i due lo portarono fino all'arrivo. Il gruppetto dietro è stato tirato da Van der Poel, che arrivato ai 200 metri assieme ad Alaphilippe e Fuglsang fece la propria volata e arrivò dominando. Nel mentre 2017, 2018, 2019 vinse anche gli europei del 2019 corsi qui in Italia a Silvelle di Trebaseleghe. Nel 2018 è stato bronzo ai campionati mondiali di cross country anche, e nel 2019 riuscì anche a battere Nino Schurter nel cross country. È stato uno dei pochi che è riuscito a battere lo svizzero. Difatti Mathieu per questo 2020 doveva fare le Olimpiadi di Tokyo nella disciplina cross country. Sarebbe stato molto molto interessante vederlo battagliare con Nino Schurter per quell'obiettivo, ma è stato tutto rimandato nel 2021, dove Van der Poel ha detto che prima delle Olimpiadi dovrebbe andare a fare il Tour de France, perché gli sponsor lo vorrebbero anche, siccome la Alpecin Phoenix, la sua squadra, non è una squadra World Tour, quindi non può partecipare ai tre grandi giri, ma nel 2021 hanno bensì tutte e tre le wild card ai grandi giri, siccome è una squadra professional che fa più punti di una World Tour. La cosa che ha dichiarato Van der Poel è stata che se a Tokyo bisogna fare 2 settimane di quarantena per partecipare ai giochi olimpici, lui rinuncerà al Tour de France. In questo 2020 l'abbiamo visto anche partecipe a diverse classiche su strada, dopo aver vinto la Amstel Gold Race nel 2019. Difatti è partito con le strade bianche, dove vittorioso è stato Wout van Aert, è stato un po' sfortunato grazie a delle forature. La Sanremo, anche là, l'abbiamo visto più sfortunato, niente da fare anche stavolta, era nel gruppettino dietro a tirare, non ha potuto giocarsi la vittoria. L'abbiamo visto correre in Lombardia, dove nel muro di Sormano ha piccato un attimo. Difatti anche là l'abbiamo visto un po' dietro rispetto ai più forti, perché ha scollinato sul muro di Sormano con qualche secondo dal gruppetto dei migliori. Dopo quello si è ripreso, ha provato a rientrare,
ma non ce l'ha fatta. Stessa cosa è successa alla Liegi Baston Liegi, che nell'ultimo muro ha perso qualcosina, ma subito dopo ha provato a rientrare, ma non ce l'ha fatta. Difatti ha chiuso appena dopo i primi. Anche là ricordiamo che quel giorno alla Liegi, vittorioso Primoz Roglic, grande beffa per Alaphilippe che alzò le mani prima dell'arrivo, ma il gruppetto dei primi 5 erano tutti dei corridori che avevano corso il Tour de France e avevano una gamba migliore rispetto a quelli che non l'avevano corso. Infatti questo ha fatto la differenza quel giorno. Van der Poel, dopo quello, è riuscito a vincere una tappa molto dura anche alla Tirreno Adriatico, riprendendo proprio Matteo Fabbro negli ultimi metri. Quest'anno ha fatto un po' più fatica a vincere rispetto agli anni scorsi, che correva poco su strada, ma quando correva ce lo ricordavamo. Dopo questo è andato a fare il Fiandre quest'anno, che è stato il suo secondo Fiandre. L'anno scorso, l'anno che ha vinto Bettiol, è stato un po' sfortunato perché ricordiamo la sua caduta nei momenti clou della gara, poi è rientrato e comunque ha fatto la sua gara e è arrivato nei 10. Ma quest'anno se l'è riuscita a giocare come voleva. Infatti si è trovato con Wout van Aert e Alaphilippe. Alaphilippe, come ho detto prima, è caduto e i due rivali sono andati poi a giocarsi la volata che è stata vinta in un modo fantastico da Van der Poel. Dopo il Fiandre, la stagione su strada per Van der Poel è finita e è già iniziata quella del ciclocross, dove sta già dominando. Appena iniziato la stagione, ha subito dominato. La sua seconda gara l'ha persa da un Tom Pidcock, anche lui corridore giovane, molto molto interessante, britannico, che non è una scoperta, che potrebbe anche, non da adesso, ma anche in futuro, provare a batterlo perché è uno dei pochi contendenti che potrebbe battere Van der Poel e Van Aert nella loro specialità madre. Dopo questo è andato a vincere la prima prova di Coppa del Mondo a Namur, è arrivato secondo nella seconda prova dove vittorioso Van Aert per più di 2 minuti su Van der Poel e ha vinto già un bel po' di gare del Super Prestige e sicuramente non si fermerà qua. E dovrei aver detto tutto su questi due fenomeni. Per chi non li conosceva ancora o per chi li ha visti quest'anno e non sa cosa hanno saputo fare prima di adesso e chissà cosa ci riserverà il futuro per questi due grandi campioni. E spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lascia un like e mi raccomando, come ti ho detto prima, iscriviti al canale. È gratuito, non ti costa niente, basta cliccare su iscriviti. E io ti saluto e ci vediamo alla prossima.